di contratto, insomma, ti leghi a vita a questa società alla quale sei profondamente legato. Sì, sì, ci siamo legati da, penso che subito, il primo giorno che sono arrivato, che stava il capitano aspettando in albergo, e penso che ci siamo legati subito dall'inizio. E sì, abbiamo fatto un accordo per 3 anni, speriamo ormai che si allunga sempre e posso restare sempre a Latina. Senti, 7 più 3, 10, quindi alla fine di questa valenza saranno 10 gli anni come Latina Calcio 5, un pezzo di storia della tua vita sportiva, senza ombra di dubbio. Sì, un pezzo importante della mia vita sportiva e della vita quotidiana. E calcoliamo 7 anni che sto qua, 7 anni c'è mio figlio. È nato in Argentina ma è venuto con 10 mesi, quindi figurati la vita che è passata. E sì, spero di continuare a crescere e darle il massimo che posso dare a sto club. In tutti questi anni, alla fine un giocatore spesso capocannoniere non passa inosservato e magari non ti è mai subentrata la voglia di metterti in discussione da un'altra parte, visto che comunque la Latina mai vuole dentro di casa, no? Sono voglia da cercare altri stimoli altrove. Sono stato stimolato da altre parti e magari al restare qua no, la gente non ha saputo. Però tanto Luca come Gianluca sanno che mi sono arrivate le offerte diversi anni e tante volte offerte migliori ho rifiutato perché mi trovavo bene qua, la gente mi trattava bene, la società mi ha sempre accontentato, quindi non avevo un motivo per cui andare via e continuare a far bene qua. Sì, io penso che se uno sta bene nel posto in cui si trova non c'è motivo per quale andare via. Per rimanere uno sempre bisogna di nuovi stimoli, però detto che comunque hai rifiutato proposte da altre parti, hai deciso di rimanere qui a Latina, però adesso per dare un senso, quindi per giustificare questi ultimi 3 anni in nerazzurro, finché ti possa sentire soddisfatto al di là degli accordi bilaterali con il presidente, cosa deve avvenire, cosa cerchi? Sembra assurdo, però vincere lo scudetto con sto club è un sogno che, cioè, quando sono arrivato qua stavamo in Serie B e il presidente scherzava sempre che tu pensa se noi andiamo in Serie A. E oggi a testa alta possiamo dire che almeno io sono parte di tutto questo progetto insieme al presidente di arrivare in Serie A. Che stimolo trovo? Superarmi ogni volta nel personale, superarmi sempre, fare sempre di più, essere sempre protagonista di quello che ho sempre voglia di dimostrare. E in più gruppale, come ti ho detto, perché non vinci uno scudetto? Una volta che sei in playoff tutto può succedere, lo stanno dimostrando le squadre, stanno discutendo il playoff oggi, quindi che stimolo trovo? Non mi sembra poca cosa, è una Coppa Italia, c'è tutto quello che si può giocare, penso che si può vincere. Dopo questi primi 2 anni di massima serie, che vi manca per compensare il gap con il vertice di questo campionato? Forse essere più regolari. E penso che abbiamo imparato, o impariamo ogni giorno, e tra squalifiche, infortuni, un pizzico di sfortuna c'è stata. E credo che una rosa come la nostra, con un pizzico in più di fortuna, sarebbe entrata a playoff e penso che ci manca, ecco, un po' di regolarità e essere più cinici forse nelle partite in cui dobbiamo chiudere, che ci è successo qualcuna quest'anno. No, proprio quest'anno, secondo
Scusa, non ho capito la domanda. Allora. Sì, allora, visto che abbiamo avuto appunto tanti infortuni, miseri sfortunati, e secondo voi avete fatto il massimo, oppure magari qualche rammarico, cioè qualche dispiacere di qualche gara che avete perso che invece era la portata, tipo come gli anni? A me particolarmente mi è rimasta, ero sempre le, cioè, ci sono tanti fattori in una partita. Ovviamente uno vede la partita qua con l'Acqua Sapone, vincendo 3-0 la perdiamo, e a me personalmente mi rimane quel rammarico che magari non mi entra in testa, però perciò dicevo che un po' più di cattiveria sicuramente avessimo centrato l'obiettivo. Sì, qualche partita che lo abbiamo dato tutto, sicuro al 100%, abbiamo sbagliato solo una partita, l'atteggiamento in cui dentro lo spogliatoio è venuta corretta col Pescara là, però non penso che nessuno dei miei compagni abbia dato meno di quello che si poteva. Quasi 250 gol in 7 anni, c'è un momento particolare in cui ti rivedi in questa già lunga storia nell'azzurra? Uff, momenti particolari tanti. Vincere a B, la 2, il gol di tacco commentato da te, mi ha fatto girare il mondo veramente. Uscito dappertutto, in tutto il mondo, in Argentina, addirittura nei canali più importanti. Una cosa credo che non solo a me, se no a Latina Calcio a 5 le ha dato una visibilità grandissima. Sì, quei momenti de... però i momenti che più mi piacciono è vedere sorridere il capo e tutta la gente al palazzetto quando fai un numero, quando fai un gol, un qualcosa è bello, ci sono quei due secondi che guardi tutto, è fantastico vedere sorridere la gente per qualcosa che la squadra sta facendo. Senti Presidente, prima Avellino, poi Maina, è chiaro che al di là di quelle che sono le prospettive societarie di operare sul mercato in un certo modo, il tuo primo pensiero è quello di fermare e naturalmente di scrivere la storia con giocatori che l'hanno già scritta. Sì, beh, Lucas insieme a Avellino, ma non dimentichiamoci anche le conferme di Jerry Battistoni, anche lui insomma è già qualche anno che sta con noi. Corso è arrivato quest'anno, è stata sicuramente, non dico una sorpresa, ci aspettavamo che fosse un giocatore di valore, però è andato credo al di là anche delle aspettative. Oggi ripartiamo da loro consapevoli che siamo l'ossatura di questa squadra insieme anche ai ragazzi di Latina. Stiamo decidendo ancora su Borja Blanco, su Caio e su Arnaldo quello che sarà il loro futuro. A breve prenderemo una decisione. Indubbiamente il legame che c'è con Lucas, in particolare con Lucio, qualcosa che va al di là anche del fattore sportivo, sappiamo quello che possono darci sia dal lato tecnico ma anche sotto il profilo umano. Quindi oggi Lucas ha contribuito insieme a Lucio, in particolare loro due, a far crescere la passione dei tifosi di Calcio a 5, quindi è stato facile fare questo prolungamento perché per tutti questi fattori qui. Ripeto, non è soltanto una questione tecnica, o sappiamo il valore di Lucas, quello che ci può dare, è un discorso che va al di là. Con Lucas, quando ho avuto l'ultimo infortunio, abbiamo avuto il piacere di viaggiare insieme da qui a Pomezia per portarlo a fare la risonanza magnetica e Lucas mi ha fatto una domanda, mi ha detto quando è Presidente vinceremo lo scudetto o arriveremo mai a vincere lo scudetto. Nella testa di questa società c'è anche quello,
Però io ho detto a Lucas, se se lo ricorda, che noi veramente ogni volta che portiamo tre punti a casa qui a Palabianchini, la festa che c'è, l'invasione di campo dei bambini, il clima, veramente lo vedo da altre parti, forse nemmeno quando si arriva a vincere gli scudetti. Quindi ogni partita qui al palazzetto, quando riusciamo a far gioire, a far divertire i nostri tifosi, è una vittoria che vale quasi come uno scudetto, perché quello che si è creato qui a Latina, sfido chiunque a negare il contrario, non c'è da nessun'altra parte. Io ho visto la vittoria dello scorso anno del Pescara con tanto di scudetto, credo che noi quel clima lì, forse, anzi di più, senza forse, lo viviamo tutte le domeniche quando c'è una vittoria. Questo è sicuramente un traguardo, e ovviamente poi esistono anche i sogni, e quello che è l'ambizione anche di questa società è, come dice Lucas, arrivare quantomeno a giocarci lo scudetto. Quindi l'accesso ai playoff è poi un viatico per arrivare anche lì. La Lucarezza lo sta dimostrando, è arrivata ottava ed è un passo dalla finale scudetto. Ci vogliamo credere, vogliamo anche sognare se in piccolo, sapendo comunque che quelli che sono, tra virgolette, i nostri limiti. Però con la consapevolezza anche quest'anno, questa è una squadra che il rammarico rimane, perché avrebbe potuto fare benissimo nei playoff scudetto, perché nelle gare dove c'è veramente da mettere tutto, ero convinto che avremmo disputato dei playoff importanti. Senti Lucas, come diceva il presidente, sei ripartiti da te, da Avellino, da Pistoni, da Corso, diciamo, l'ossatura importante sudamericana argentina. A proposito di questo Corso, come diceva giustamente il presidente, primo anno qui, ti ha sorpreso il fatto che lui si sia subito ambientato alla grande a questo campionato, oppure no? Sì, perché ogni giocatore che viene da casa, da lontano, da 15.000 km, il primo anno soffre magari un po' la distanza, la famiglia, gli amici, insomma la vita giornaliera, è quello che si soffre di più. Poi non è lo stesso il campionato argentino che il campionato italiano, quindi è sempre una sfida per qualsiasi giocatore, e Seba ha saputo gestirla alla grande. Io credo che pure la fortuna di avere, non so se è la fortuna, però il fatto di avere compagni argentini, la fortuna di stare insieme a noi, no, di avere compagni argentini ti facilita un po' le cose, nel parlare dentro il campo, quando il mister parla, tante cose, è un grande aiuto. Quindi Seba mi ha sorpreso in quell'aspetto, perché come giocatore non si discute, è sempre stato molto bravo in Argentina, in nazionale, e l'ha dimostrato quest'anno qua. Quindi secondo me il Latina ha fatto un grande colpo con il concorso. Luca Corbucci chiedo se questa politica di accordi a lungo termine vale esclusivamente per questi giocatori barra amici di vecchia data, oppure se magari i prossimi arrivi potrebbero essere, insomma, mettersi sotto contratto per più anni. Come società abbiamo iniziato a pensare al futuro già a stagione in corso, quindi quando ci siamo parlati col presidente abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di programmare ancora meglio per i prossimi anni, perché la società ha intenzione di continuare a crescere, di crescere facendo i passi giusti, con grande serietà, e questo però non può prescindere da un'attenta programmazione. Quindi partiremo sicuramente da quelle che sono le fondamenta di questa squadra, di questa società, come lo è stato fatto per Lucas, Lucio, Gerry e Seba. Piano piano adesso stiamo iniziando a parlare con lo zoccolo duro degli italiani, con cui questa settimana andremo comunque a affrontare discorso delle conferme e degli accordi. La stessa cosa, a seconda di quello che poi decideremo insieme al mister, stiamo aspettando che il mister venga
per tracciare insomma anche le linee guida della, del progetto tecnico tattico di questa squadra. Fermo restando, come diceva il presidente, noi sognare ci è sempre piaciuto, sapendo quali sono, qual è la nostra dimensione in questo momento, sapendo soprattutto anche quali sono le nostre peculiarità societarie. E come l'ho detto per Lucio, spendo parole importanti anche per Lucas, che prima di tutto è il nostro capitano. E portare la fascia di una squadra così ha un peso importantissimo, soprattutto è fonte, secondo me, di grande impegno anche fuori dal palazzetto, perché questa è una squadra che ha unito la sua immagine, ma soprattutto anche proprio la sua emotività alla città di Latina. Lucas ormai sembra un latinense a tutti gli effetti, gira per la città con il bambino con la bicicletta, con Tiago che sembra il nipote o il figlio di tutti, quindi non e questo è quello che ci fa più contenti, anche perché Lucas era un altro di quei giocatori che poteva mettersi alla finestra e aspettare offerte o comunque far qualsiasi altro tipo di discorso. Anche con lui è bastato poco, è bastato l'affetto che ci lega e lo lega a questa città, a questa società, a quello che ha fatto il presidente in questi anni per lui, e quindi ci abbiamo messo pochissimo. E questo, ripeto, per una società come la nostra va al di là, è la soddisfazione più grande e va al di là di ogni risultato sportivo. Sicuramente quello che stiamo facendo e quelle che saranno le operazioni che faremo quest'anno saranno volte anche a una costruzione futura di un'ossatura in grado di continuare a crescere ogni tanto, con la speranza che Lucas, Lucio, i vari Terenzi, Gerry, comunque Bacoli, Rosatio, Chinchio, che sono stati e stanno con noi da tanti anni, possono essere esempio e soprattutto possano tracciare una linea e un progetto condiviso per il futuro, perché Latina sicuramente è diventata una piazza importante, è diventato un punto di riferimento al futsal italiano, e questo siamo soddisfatti e contenti, ma soprattutto in maniera seria, perché ribadisco, non dobbiamo prendere in giro nessuno, ma soprattutto dobbiamo essere coscienti di quello che possiamo fare, di quello che siamo in grado di fare. E vuole continuare a crescere, quindi sicuramente questa è una società che continua a crescere. Ultima velocità mia, main sponsor? No, è confermato l'accordo con l'AXA. Cioè era già dallo scorso anno? No, per la verità c'era un accordo annuale, ci siamo sentiti già da un mese, insomma dobbiamo soltanto formalizzarlo, però non ci sarà nessun tipo di problema, la volontà è comune, è quella di proseguire. Ecco, quello che dico, Presidente, è chiaro che una eccellenza come la vostra, a livello di squadra, a livello di società, così come la pallavolo, così come il calcio, cosa si aspetta da una città che sta per rinnovarsi a livello politico? Adesso un problema importantissimo sarà quello di metterci al tavolo per quanto riguarda la struttura del Palo Bianchini. Noi non vogliamo regali, però sicuramente credo che le realtà sportive che portino in giro il nome di Latina in tutta Italia, un qualche gesto di riconoscenza o di vicinanza sia dovuto. Quindi oggi noi sopportiamo dei costi elevati, ma a fronte di un impianto che ha delle carenze. Quindi quando si prende in affitto una casa, ma nella casa non c'è l'impianto di riscaldamento o funziona a corrente alternata, l'acqua negli spogliatoi diverse volte abbiamo dovuto subire multe anche con gli arbitri perché non c'era, l'aria condizionata non ne parliamo, funziona a periodi, lo stesso parquet è un parquet che a noi ci ha costretto diverse volte ad affrontare problematiche relative agli infortuni, perché il parquet deve essere una superficie perfetta, non esiste che viene pulito con un semplice spazzolone, qui c'è bisogno di un macchinario professionale che faccia una pulizia adeguata di questa superficie, perché Lucas ce lo può confermare, c'è uno sport dove se non hai l'appoggio preciso sulla superficie l'infortunio è sempre dietro l'angolo, e noi ne abbiamo pagati diverse queste cose qui, e queste sono, cioè io quest'anno ho dovuto affrontare a mie spese la spesa dei paracolpi rispetto alle transenne, perché nemmeno quello c'è, vanno messe in sicurezza tante cose, i bagni non funzionano, cioè dispiace dirlo, però queste sono problematiche che vanno affrontate e risolte, perché altrimenti si continua veramente a portare avanti un palazzetto che forse è meglio
abbandonarlo a se stesso e andare in altre strutture, perché così diventa difficile per tutti, senza contare gli spazi orari che dobbiamo gestire insieme a altre società come il volley, come il basket, la cestistica, un'altra società che fa la C2 di calcio a 5. Per carità, capiamo che ci deve essere la convivenza, che però sia una convivenza che ci consenta di stare tutti nella normalità. Noi in questi anni, ve lo assicuro, la normalità è stata l'eccezione, perché più delle volte abbiamo dovuto convivere con situazioni anomale, quindi spero che chi andrà a sedersi su quella poltrona capisca che questo impianto ha bisogno veramente di metterci mano e mano seriamente. Ma soprattutto capisca che per questa città giovane lo sport è uno, se non il veicolo più importante di promozione, soprattutto anche di visibilità che questa città possa avere. Fortunatamente nello sport abbiamo quasi tutte eccellenze, questo io forse tolto Treviso di qualche anno fa, penso poche realtà in Italia abbiano delle società di livello e di spessore di categoria, di massima categoria come la Dina, quindi dovrebbe essere veramente un punto di ritrovo e in questo caso specifico il palazzetto dovrebbe essere insomma la casa degli eventi dove comunque la Latina città si possa ritrovare soprattutto in certi momenti. Mi piace da latinense pensare che un pochino ci si possa sdoganare un po' da tutte queste problematiche e soprattutto si possa iniziare ad avere una visione d'insieme, che sarebbe la cosa più bella, perché noi tante volte come società abbiamo trovato sinergie, anche spesso accordi, perché tra persone intelligenti comunque si trovano. Mi auguro che anche chi governerà la città capirà che insieme si può fare qualcosa di positivo, ma soprattutto che sia qualcosa per Latina, che è la cosa più importante. Ok, grazie. 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 Grazie.